vino, gli affreschi si sono conservati perfettamente, sono ancora intatti e ancora brillanti. E questo ci lascia ben sperare per quando comincerà la fase di pulitura degli affreschi. Probabilmente ritroveremo ancora, diciamo, colori e decorazioni di questa potenza, sostanzialmente. Il terzo santo di restauro lo vedete da questa parte, purtroppo è sempre un po' in penombra, ma è interessante come, guardate, la parte più nera, guardate questo strato di muffa. Nonostante questo, ripulendo la muffa, i colori, la decorazione è ancora meravigliosa, una ghirlanda con dei pavoni reali, una ghirlanda floreale, quindi insomma veramente speriamo veramente molto bene, insomma siamo molto fiduciosi. Ora bisogna fermare questo sì. Però in realtà se poi osservate le pareti con calma, riuscite già a intuire quella che è la decorazione, lo schema, è molto, insomma, è abbastanza visibile.